A poche ore dalla sfida contro il Giulianova siamo con il dirigente del Capistrello Vittorio Palleschi. In terra rovetana arrivano i giallorossi, primi in classifica, appaiati all'Aquila. Che gara ti aspetti? Sarà sicuramente una partita difficile, l'hai detto tu. Giulianova è primo in classifica, sta facendo un campionato alla pari con l'Aquila, quindi significa che è una squadra che ha parecchi punti di forza, forse anche di più rispetto all'anno scorso, perché è una squadra che rispetto all'anno scorso a quanto sembra concede di meno, ma è molto più cinica, quindi sarà sicuramente una battaglia che noi l'affronteremo, spero, nel modo giusto, senza però purtroppo due pedine fondamentali come Giacomo Fantauzzi e Leonardo Fantozzi. Parlavi di soluzioni, anche il Capistrello, visto al Gran Sasso d'Italia, è sembrato averne. Qual è il segreto del buon momento rovetano, al di là della sconfitta contro l'Aquila? La sconfitta con l'Aquila ci sta, perché squadra forte, l'ha dimostrato contro di noi. Noi siamo un gruppo giovane, forse è quello il nostro punto di forza. Anche la partita con l'Aquila l'ha dimostrato, insomma, dispiace non essere giocata per tutta la partita in 11, però alla fine abbiamo retto, quindi significa che qualcosa di concreto c'è. In bocca al lupo. Crepi.